Eccoci, signore e signori, ragazze e ragazzi, eccoci qui. Buongiorno, e oggi vai con un altro programma sempre di Flogoritmo. Cosa faremo in questo programma? Gioco divertente, indovina il numero. Quindi si tratta di inserire un numero e per indovinare appunto il numero che è stato generato, vedremo adesso casualmente dal computer, direi. Più precisamente in modo pseudo casuale, ma questo lo vedremo. Cominciamo subito, direi, quindi se volete posizionarvi qui sulla sinistra, potete farlo insieme a me, cosa sempre utile. Come state? Spero bene. Eccoci qua, allora vediamo di inserire al posto 59esimo questo esercizio che consiste, abbiamo detto, nel indovinare il numero, quindi possiamo chiamarlo anche indovina il numero. Perfetto, ci siamo, possiamo partire. Allora, per indovinare il numero abbiamo bisogno di un intero che conterrà il numero, di un altro intero che conterrà il numero che io voglio inserire e cominciamo così poi via. Allora, cominciamo a dichiararlo, possiamo dichiararli anche insieme, quindi dichiariamo come tipi interi n e m. Perfetto. A questo punto, seguitemi perché andremo a chiamare o richiamare, si può dire in tutti i modi, una funzione che si chiama random. Cos'è una funzione? Semplicemente un programma già scritto da qualcuno, un programmatore, che si trova all'interno quindi di Flogoritme, e noi lo andiamo a invocare, a chiamare. Quindi, chiamando questo programma, esso ci genererà un numero compreso tra 0 e 9. Quindi sono 10 cifre che noi abbiamo. Di solito i computer partono sempre da 0, ad esempio nei vettori, quindi sappiate che dobbiamo partire da 0. E lo assegniamo quindi a n. A questo punto mettiamo un prompt per l'utente in cui diciamo cosa deve fare. Quindi scrivi, sta meglio, scrivi un numero compreso tra, abbiamo detto, 0 e 9. Bene, quindi diciamo all'utente cosa deve fare e in modo che sappia esattamente in cosa consiste il programma. Sempre importante, insomma, dare queste indicazioni all'utente. Dopodiché andiamo a leggere il numero e inserirlo nella nostra variabile m. A questo punto, possiamo anche comunicare all'utente il numero inserito oppure no. Saltiamo questo passaggio, se volete farlo voi, benissimo. Allora, a questo punto inseriamo un blocco condizionale, un while. Quindi, aspettate qui, dicevo, un blocco condizionale, un while. E stabiliamo la condizione. La condizione è che noi continuiamo nella ricerca mentre m è diverso, quindi per fare il diverso usiamo le due parentesi angolari in questo modo, mentre m è diverso da n. La condizione quindi, se è falsa, vuol dire che ho indovinato subito il numero che ho inserito, quindi a questo punto finisce l'esercizio. Altrimenti, nel momento in cui la condizione è vera, quindi il numero che ho inserito è diverso dal numero che devo indovinare, posso cominciare a mettere un prompt, scriviamo semplicemente non ha indovinato il numero, non hai ancora indovinato
ancora indovinato. Riprova. D'accordo? Quindi l'utente riproverà, quindi leggeremo il numero che ha inserito in M. Bene, allora dicevo, leggeremo il numero inserito della variabile m. Scusate, mi sono distratto, ho sbagliato. Allora dicevo, lettura, bene, m. Perfetto. E questa parte è terminata. A questo punto, nel momento in cui l'utente avesse indovinato, nel momento in cui indovina il numero, andiamo a scrivere bravo, hai indovinato. Eventualmente scriviamo anche il numero, quindi bravo, hai indovinato. Numero. E andiamo a pubblicare anche il numero che finalmente avremo indovinato. Facciamo così il commerciale e mettiamo il numero n, che si trova nella variabile n. Bene, direi che abbiamo fatto tutto come si doveva fare, salviamo e mandiamo in esecuzione. Allora, scrivo il numero compreso tra 0 e 9, ad esempio il 5. Non hai ancora indovinato il numero di prova, quindi possiamo fare il 7, ad esempio. Bravo, hai indovinato il numero 7, naturalmente non lo sapevo. Quindi dopo due tentativi vedete che siamo riusciti a indovinare il numero. Bene, questo è un giochino semplice e carino che però appunto ci ha permesso di riprendere il ciclo iterativo condizionale, quindi un altro esercizio per imparare l'utilizzo di questo tipo di ciclo. Mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio per avermi seguito, mettete un like se vi è piaciuto, scrivetemi ciò che vi interessa in modo che io possa poi insieme a voi continuare sul cammino che più vi può essere utile. Per ora vi ringrazio, ciao a tutti, buona giornata, ciao!